Eh sì, lo sfrutteremo al meglio, sì, eh? Generalmente siamo in ritardo, siamo in anticipo, sono gasate, ma è perché abbiamo un sacco di ospiti questa sera. È vero, quindi ne approfittiamo, ce lo siamo presi tutto. Esatto. E andiamo subito a presentarli, visto che sono tanti, ma partiamo sempre da lui, il pilastro di calcio.basket. Sono 3 anni che non mi salta una puntata, il nostro Attilio. Che gufata, buonasera Attilio. Ma no, assolutamente. Buonasera. Attilio, buonasera. Ieri hai visto una gran bella partita. Una grande stella. Stella Morciano. Ieri la dimostrazione che la stella vince il campionato. Un'altra gufata. A proposito di gufate, siamo partiti alla grande. Ho visto una bellissima stella, perché il Morciano è una buona squadra. Però è rimasto in 10 nel secondo tempo, ma la stella ha fatto un 1-2 micidiale all'inizio del secondo tempo che gli ha tagliato le gambe. Io ti ascoltavo ieri in radio, hai parlato di una bellissima partita. Bella, giocata da ambedue le squadre, sebbene gli altri in 10 il primo tempo hanno fatto la sua partita, anche in 10 hanno pareggiato, che perdevano. È stata una bella gara. Bene, molto bene. Dopo abbiamo anche le immagini, le vedremo. Ma proseguiamo con i nostri ospiti, come sempre con noi, anche lei non mi salta una puntata. Quasi. E io ne sono molto quasi fiera, la nostra Silvia Pedini. Buonasera. Silvia, tu ieri sei stata dappertutto. Ieri sono andata a vedere anche il basket, Bonfantini. Esatto. Per non allora, farti mancare niente. Io l'ho vista al Nicoletti, stavo a vedere Krebs, a vedere la serie D, e a un certo punto Pedini. Si divide in quattro. Sì, no. Si è clonata e si è moltiplicata, direi. Sono andata a vedere sabato Ribelle Forlì e ieri sono andata a Nicoletti a vedere Coriano Forlimpopoli. Per la gioia. Per l'ospite che è qui. Dopo ci parlerai anche del primo tempo di questa partita. È il tuo sogno, vero, avere tante pedine tutti intorno? Eh sì, guarda, non ho mai sognato altro che avere, vedere una pedina in ogni campo. Continua la lotta serrata tra Fiariccione e Marignanese fino all'ultimo respiro, fino all'ultima rete, fino all'ultima domenica. Luca Zavattini, l'attaccante della Fiariccione. Buonasera, buonasera Luca. Buonasera Luca. Buonasera a tutti. Luca, ieri avete vinto di misura contro il Fosso Ghiaia 1-0, hai segnato? Sì, ho segnato su rigore. Abbiamo avuto 3-4 occasioni in più oltre al rigore, non le abbiamo sfruttate, però è andata bene così. Strano, di solito le sfruttate sempre invece le occasioni. Non è stata facile però, vero? È stata una partita abbastanza difficile. Sì, è stata più che altro più il secondo tempo. Il primo tempo abbiamo giocato bene, il secondo tempo anche il campo ci hanno dato una mano, era un campo un po', a parte la pioggia, però non era proprio un bel campo. Ci siamo abbassati un pochino e abbiamo fatto un po' fatica, però è andata bene. Luca, restate sul pezzo, la Marignanese sì continua a vincere, voi continuate a vincere. Sì, noi da qui alla fine speriamo di vincere tutte, poi dopo all'ultima giornata vedremo. Fantastico. Andiamo ancora avanti, ma continuiamo a parlare di promozione. Poc'anzi la Silvia ha annunciato di essere stata ieri al Nicoletti a vedere il Coriano che però ieri, ahimè, ha perso punti per strada contro il Forlimpopoli. Abbiamo il capitano del Coriano, Mattia Costantini. Buonasera a tutti. Buonasera Mattia. Mattia, ieri non ci voleva. Sono stati punti buttati via perché il Bachia nel pomeriggio aveva perso, visto che noi abbiamo giocato anche alle 5. Per rimanere attaccati a quel gruppetto bisogna fare più punti possibili da qui alla fine. Quindi... Per rimanere attaccati al treno dei playoff bisogna non perderne più per strada. No, ha vinto solo il Real Dovadola perché ha perso anche appunto il Castrocaro contro il Real Dovadola. Esatto. E un'occasione persa, quella di ieri, ma che Forlimpopoli hai trovato? No, è una buona squadra per la zona dove sono, non rispecchia la loro potenzialità. Non è solo ieri, è già 3 partite che buttiamo via punti noi e quindi è il momento di cambiare rotta. Avete dimostrato più volte di essere in grado di farlo, quindi quello è vero. Speriamo bene.
Passiamo dalla promozione alla seconda categoria, e che seconda categoria, perché insomma sta facendo piuttosto bene. Abbiamo l'allenatore della Visse Nova Feltria, Denis Guerra. Buonasera, buonasera, mister. Buonasera. Mister, siete in cima alla classifica, avete vinto anche ieri, manca poco alla fine. No, anche ieri abbiamo vinto, ma veniamo da due sconfitte. Sconfitte, sì, l'avevo visto. Ieri avete vinto 2-0 con la Santa Gatti. Ci volevo, ieri. Esatto. Ci volevo. Però insomma stiamo facendo il nostro campionato. Sì. Siete a 8 punti dalla seconda, anche se la seconda deve recuperare una partita, una gara. Speriamo rimaniamo a 8. Senza fare sugli altri. Però in questo caso, no? Anche perché a voi manca poco, il campionato finisce il 17 di aprile. Mancano 5 partite. Sì. E quattro giornate, ma cinque partite, perché una recuperiamo infrasettimanale per la scorsa. Sì, esatto. Che anche ieri in realtà ho visto che non ho giocato praticamente. La federazione ha sospeso parte delle partite di tutto il campionato, di tutte le manifestazioni provinciali. Sì, anche l'atletica. Non so il motivo. Comunque noi ci hanno fatto giocare in un campo che, tra virgolette, era praticabile, pesante ma praticabile. Sì, avete giocato soltanto voi e il Corpolò contro il Torre Pedrera. Le altre sono state tutte quante rinviate. Insomma. Esatto. Bene, bisogna continuare così fino alla fine. Che campionato è stato? Diciamo un campionato dove noi, tra virgolette, abbiamo sempre detto la nostra dall'inizio. Diciamo, noi facciamo il nostro campionato, tra virgolette, abbiamo trovato sempre avversari abbastanza coriacei dal punto di vista dell'atteggiamento. Noi ci siamo sempre difesi molto molto bene dal punto di vista dell'atteggiamento sul campo, di gioco, e quindi siamo sempre riusciti a ottenere quello che, tra virgolette, ci siamo prefissati all'inizio del campionato. E dopo mi farò raccontare anche che tipo di società è la Visse Nova Feltria, però adesso torniamo a parlare di promozione, perché continua la lotta serrata tra Fiericcione e Marignanese fino all'ultima domenica, fino all'ultimo gol. Mi sono ripetuta per caso. No, ovviamente. Per caso è un altro ospite della FIA, così mi viene. Ti viene così? Così. Sì, ho un altro ospite della FIA. Ho con noi Enea Righetti. Buonasera. 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 Enea, l'ho già detto a Luca, non mollate un colpo. Ci proviamo. Adesso la matematica dice se le vinciamo tutte, vinciamo il campionato. Quindi. La matematica dice così, dice. Proviamo. La Marignanese penserà la stessa cosa. Esattamente. E quindi sarà lotta all'ultimo respiro, insomma. Esatto, lotta all'ultimo respiro. Ex Rimini, tra l'altro. No? Sì, lo so. Così che ogni tanto lo devo ricordare, insomma, gli ex. Potevi sai anche che solo dire ex. Punto. No, vabbè. No, comunque il suo babbo non viene, però è come se ce l'avessimo, perché è identico. Cioè, nel senso che il suo babbo con 30 anni di meno adesso. Allena anche già, vedi? Sì, si sta portando avanti quei lavori. Scusatemi, mister Righetti! Mister Righetti. Perfetto. Che partita ieri è stata contro il Fosso Ghiaia? Come diceva Luca, giocavamo in un parco più che in un campo a calcio, quindi è stata abbastanza complicata. È una squadra arcigna, difficile da affrontare in casa loro. Il campo non ci aiuta perché noi siamo una squadra principalmente tecnica e che soffriamo le squadre sotto l'aspetto fisico. Si è riuscito a sbloccare su un episodio, su un calcio di rigore dove Delu con furbista si è riuscito a guadagnare il fallo dentro l'area, e niente, dal di lì poi abbiamo rischiato poco o nulla, quindi direi che è stato un ottimo risultato. Adesso bisogna vincere, come capita, il bel gioco interessa fino a un certo punto. Eh beh, certo, a questo punto sì. Con il tuo arrivo e quello di Casola, la squadra ha sicuramente acquistato maggiore sicurezza, si vede soprattutto dai risultati che magari all'inizio facevano fatica ad arrivare, adesso invece. Diciamo che abbiamo apportato un po' di serenità all'interno di uno spogliatoio molto giovane, e quindi magari ogni tanto poteva mancare quella tranquillità all'interno del campo nel gestire il risultato, piuttosto che, cioè, il nostro problema principale è stato sempre quello di in fase realizzativa, nel senso creiamo tanto e esatto. Realizziamo poco. Da qualche mese a questa parte siamo diventati abbastanza cinici, e questo è un lato positivo. La difesa sta tenendo un buon ritmo, quindi sia la seconda migliore difesa del campionato, il miglior attacco, quindi direi che va abbastanza bene. Direi che va piuttosto e bene. E Luca, ieri 8° gol per te, dico bene? Sei in un buon momento, giochi con continuità, segni anche con continuità, settimana scorsa una doppietta. Sì, no, in questo momento sta andando abbastanza bene, siamo davanti, siamo in 4, io, Facchini, Santucci, Savioli, bene o male ci giriamo tutti, e a volte abbiamo giocato insieme.
però chi gioca dà sempre il massimo e cerca sempre di fare il meglio. Dopo, se magari gioco io, gioca Facco, gioca Savioli o Santucci, cioè non cambia tanto. Ma infatti questa era l'altra domanda che ti volevo fare. Davanti siete in quattro, uno deve per forza stare fuori, l'avete sì. presa bene? Sì, 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 sì. L'importante, cioè sappiamo che siamo in una squadra forte e chi gioca dal primo minuto, chi subentra, l'importante è che dia il massimo e siamo tutti insieme, vogliamo vincere il campionato e non importa che giochi sì, dall'inizio o subentra. Attivo. All'inizio i tifosi del Riccione, quelli del Pino, erano un po' scettici perché dicevano, io ho sempre detto, guarda che Zavattini è una punta che fa gol. Non ci credeva nessuno. Ci credeva detto, è stato capocannoniere della promozione nell'Igea, ha fatto 20 gol l'anno scorso nel Marignano. Ha detto, è possibile che quest'anno non si sblocchi, che c'è qualcosa che non va. Infatti ha cominciato a sbloccarsi anche. Ha incominciato a fare gol anche qui. E da qui alla fine ne farà ancora. Ma gli attaccanti sono così, cioè bisogna dargli fiducia, lo dicevamo l'altra volta. Nocciolini, l'anno prima 6 gol, quest'anno capocannoniere. Vitaioli, che ieri l'ho visto, ha fatto gol, l'anno prima non la metteva mai in rete, quest'anno la tocca. La mette dentro, così. Quest'anno Vitaioli è il capocannoniere del campionato. L'obiettivo è fargli vincere almeno il titolo. Almeno quello, speriamo. Diciamo che è stato quel gol con la nazionale, da lì in poi non ha più smesso di segnare. Ci voleva quello. Ci voleva. Diciamo anche che adesso la squadra gioca in funzione di Vitaioli per fargli far sì. gol. Io ieri vi ho visto abbastanza... Sì, infatti, questo è vero. Infatti... ne ha risentito un po' anche Fratti perché magari fa fatica di più lui. Certo. Ci sta. Gli capitano meno palloni, a meno così. Sì, sì, Gianni ha fatto un sacco di assist, però in fase realizzativa è stato meno presente. Sì, beh, ci sta anche con la forma fisica che ha quest'anno Matteo. Ah, sì, sì, non gli si può dire niente. No, esatto. Ieri ha fatto un gran gol, si è smarcato, gol, poi ahimè, Forlimpopoli. Sì, va bene, basta. Ne ho fatti due, cosa vuoi? C'è anche Costa qui, dai, insomma, va bene. Vabbè. Mattia, a parte questo periodo che non vi sta girando molto bene, però ci rivediamo più o meno a un anno di distanza rispetto all'anno scorso quando parlavamo di un coreano che, esatto, cioè... faceva fatica a salvarsi forse. Apriti cielo, esatto. Quest'anno state un po' raccogliendo i frutti di quello che avete seminato l'anno sì, scorso. Sì, certo. Dall'anno scorso, da quando è arrivato il mister Achille, si è creato il gruppo che quest'anno si è portato avanti e infatti si vedono i risultati. Quest'anno eravamo partiti per una salvezza tranquilla, ci ritroviamo quinti a 5 punti dalla terza, che vorrebbe dire playoff, quindi esatto. Considerando che siamo una squadra giovane perché siamo 6 o 7 fuori quota vecchi, diciamo. Beh, il resto sono tutti giovani quindi però esatto sì, la società è contenta adesso vuole lo scalino in più diciamo. Se si fa la bocca buona ci sta. Mister, l'obiettivo a inizio stagione era quello di vincere il campionato? Non diciamo che si gioca quasi sempre per provare a fare il meglio di quello che si può. Io conoscevo abbastanza i ragazzi perché li ho seguiti magari dai settori giovanili, essendo un gruppo molto giovane, e quindi sapevo che le qualità c'erano. Ovviamente l'anno scorso la squadra è arrivata ad ottenere degli ottimi risultati già l'anno scorso, quindi tra virgolette cambiando poco e niente, e gli obiettivi teoricamente si punta sempre al miglioramento o comunque sia mantenere quello che era certo. il livello dell'anno scorso, quindi tra virgolette pensavo comunque sia di fare un campionato, insomma di livello. Ci sta. Che società è la Vis Nova Feltria? È ambiziosa anche per un futuro, nel senso, penso alla Fiariccione che fino a 2 anni fa era in prima categoria e adesso si sta giocando l'eccellenza. Allora, io con ambizione dico di essere entrato in un ottimo gruppo dal punto di vista dello spogliatoio e anche dal punto di vista societario. Poi noi lavoriamo in questa società
con i prodotti di casa, tra virgolette. Non c'è un mercato, non c'è i ragazzi che fanno parte di questo gruppo sono tutti ragazzi che o per un motivo o per un altro sono gruppo nello spogliatoio e sono gruppo anche fuori. E gli elementi che si sono aggiunti quest'anno, tra virgolette, sono entrati a far parte di questo gruppo senza rovinare gli ingranaggi, senza teoricamente se i settori giovanili della zona lavorano con dei buoni obiettivi, con del, e i prodotti quindi tra virgolette del posto sono all'altezza, si può ambire probabilmente anche a, a obiettivi futuri sì, un pochino più alti, esatto. E perché no? Perché no? E il mister ha appena detto che insomma ha tirato su un po' la squadra fin dai settori giovanili, e ne è anche l'allenatore e degli esordienti a 2003, sono piccoli, vai. Fanno solo in... non posso usare il termine adatto, ma diciamo che fanno abbastanza innervosire. Però... ma fanno solo troppo chiaro, ok, va bene. Dacci un messaggio di speranza. Stavo per dire, lo fai con passione, ti piace? No, mi piace moltissimo allenare, è un gruppo con il quale mi diverto tanto, perché sono degli adolescenti fondamentalmente, quindi ci rido, ci scherzo, ogni tanto devo un po', diciamo... più bastone che carota, perché sennò se non si riescono a gestire, però è piacevole allenarli, ecco. Più bastone che carota, Attilio, mi sa tanto stile Righetti mister, quello della prima squadra, non lo so, Tanto il figlio. La dice... ho avuto la scuola dal babbo. La mela non cade mai lontano dall'albero. Sì. Mi sembra giusto, mi sembra che sia assolutamente così. Mancano 5 minuti alle 8, allora io direi di iniziare ad andare a vedere alcune delle immagini che abbiamo da proporvi questa sera, e visto che ne abbiamo diverse, inizierei dalla Marignanese, che ha vinto anch'essa, Attilio. Anch'essa, c'è rigore anche ieri, anche loro, quindi continua la sfida. Continua il testa a testa. Testa a testa, e come ho detto sempre, io credo che continui fino all'ultima giornata. Fino all'ultima, fantastico. L'ultima sarebbe giornata. Fantastico, però non dimentichiamo che la Marignanese ha anche la Coppa. La Marignanese. L'hanno spostata per via dei recuperi. Il 30 mi sembra, vero? Si gioca adesso. Sì, subito dopo Pasqua. Subito dopo Pasqua la Marignanese si gioca. Vince la Coppa vuol dire essere già in eccellenza, quindi può darsi che l'ultima partita dica non dica se vince la Coppa. E comunque la partita di andata hanno vinto 3-0. 2-0. 2-0, quindi... No, una mezza ipoteca, insomma, l'hanno salvo catastrofe, l'hanno già fatto. Insomma, vedendo anche la Coppa Italia tra Juve e Inter, bisogna stare attenti sempre. Non è mai detto. Già. Non è mai detta l'ultima parola. Allora, io ho già visto le immagini, adesso le facciamo vedere anche ai nostri telespettatori, di Del Duca Marignanese, con la Marignanese che ha portato a casa i 3 punti vincendo per 1-0. Un campo veramente pessimo c'era. Ma i campi purtroppo in promozione sono quelli come era pessima quella di Fossoghiaia, sì. Questa poi messo male. Un campo veramente brutto che di sicuro non ha giovato al gioco della Marignanese, d'altra parte neanche quello delle Del Duca. Allora andiamo a vedere il servizio Del Duca Marignanese, al servizio è a cura di Cristian Chiarabini. Giornata numero 28 del campionato di promozione Girone D. Allo stadio Martini di Cannuzzo si affrontano i padroni di casa del Duca, la capolista marignanese. Mister Montanari opta per un 4-4-2, interpretato da Sanzani, Salvini, Gracco, Salcenao, Garavini, Sgucugia, Semeraro, Bravaccini, Dumitru, Domini, Lorenzo. Risponde mister Mancini con Andreani, Sartori, Politi, Ballerini, Mazzori, Liera, Cuomo, Bezzi, Santoni, Brighi, Di Carlo. È un 4-1-3-2 il suo modulo. Dirige il signore Tagliaferri dalla sezione di Faenza. Minuto 3, Di Carlo dà subito l'impronta alla partita. È bello il tiro a giro che finisce fuori di poco sul secondo palo.
Minuto 13, Brighi, palla al piede, opta per un Coste. Tu Coste non si tira il numero 10, Oside, poi salta anche Scugusa. Il tiro è bello sul primo palo, ma Sanzani è ben posizionato e diviene calcio d'angolo. Minuto 23, pressione di Domini, positiva, che porta alla conquista della palla. Finisce sui piedi di Semeraro sull'esterno, che deve puntare sul diretto avversario. Lo salta, poi la mette nel mezzo per Dumitru, che per un attimo non mette la palla nel sacco. Minuto 39, Santoni sull'out di sinistra, punto sul diretto avversario, vediamo, doppia la finta, bello, rientra verso il mezzo, poi scarica per Besti che si coordina per il tiro, è bello ma forse un pochino debole, Sanzani fa buona guardia. Finisce 0-0, un primo tempo agonisticamente valido ma un pochino avaro di situazioni de gol, squadre negli spogliatoi. Inizia il secondo tempo con gli stessi effettivi, minuto 55, Domini per la palla inattiva, fischia al direttore di gara, vediamo la sfera viene messa nel mezzo, spizzata una volta, poi arriva sui piedi di Dumitru che prova l'acrobazia ma non riesce. Minuto 63, transizione importante della Maragnanese di Carlo per Brighi che giusto la palla entra in area, viene toccato da Salvini, vediamo, non ci sono dubbi, Tagliaferri indica il dischetto di rigore e conseguente ammonizione per il difensore di casa. Lo stesso Brighi sul dischetto, vediamo la rincorsa, aspettiamo il fischio del signor Tagliaferri che arriva, Brighi prende la rincorsa, palla da una parte e portiere Sanzani dall'altra, Marignanese in vantaggio, cambia il risultato allo stadio Martini, Marignanese 1 delle Duca 0, Brighi può andare insieme ai compagni a festeggiare con il mister nella propria panchina. Minuto 77, Cuomo per Brighi, questa volta lui da assistman per Di Carlo che dà la giocata al compagno, poi va ad incrociare molto bene, la sfera esce veramente di pochissimo sul secondo palo. Al minuto 80 esce dal terreno di gioco Andrea Brighi, forse il migliore in campo sino a questo momento, al suo posto Mancini fa entrare il numero 18 Luca Sorrentino. Minuto 82, ci prova il Del Duca, Ponte bello per Dumitru che al limite dell'area spara, ma Andreani questa volta si fa trovare veramente attento. Minuto 90, ci prova ancora il Del Duca, molto bravo Salciano sull'out di destra, la mette nel mezzo sul secondo palo, Taviani di testa e salva Mazzoli in maniera provvidenziale quello che sarà il risultato finale. Marignanese batte Del Duca 1-0, tre punti fondamentali per gli uomini di Mancini per continuare la corsa promozione. La squadra qua di Mancini che ha tenuto molto bene il campo e ha sfruttato al massimo le poche occasioni concesse. I ragazzi di Mancini possono andare a festeggiare sotto la curva dei tanti tifosi giunti oggi allo stadio Martini di Cannuzzo di Ravenna. Bellissimo. Ecco, abbiamo visto il servizio della Marignanese che ha battuto il Del Duca fuori casa per 1-0. Enea, è quello tra Marignanese e Fiericcione, un duello che non si vede tutti i campionati, sembrate la Juve e il Napoli. Livello anche come gioco, dai. Più uguale. Sì, uguale, la stessa cosa. Livello due gradini sotto, però... Uno e mezzo. No, la cosa che un po' fa riflettere è che non è normale che due squadre, quindi a prescindere da chi andrà su delle due, ammazzino così il campionato e una delle due dovrà giocare i playoff. Questo non ritengo sia una cosa giusta. Perché... Sono d'accordo. Sì, perché con la differenza di punti, addirittura adesso ci sono 12-13 punti e che deve andare a giocare scontato. Ma infatti speriamo che cambi qualcosa da qui alla fine, magari, in Lega, no? Beh, no, quello ormai è improbabile per quest'anno. Ormai il regolamento però, è quello che fanno. Però la Marignanese ha 63 punti, la FIA 61, il Real Dovadra ne ha 49. Cioè, infatti, sono 12 punti seconda. Quindi sono 12 punti dalla seconda, sono veramente tanti, troppi. Purtroppo il regolamento è quello... Ma se tutto va bene potrebbero salire tre di questo girone, no? Se, incrociando le dita, insomma, nella migliore delle ipotesi, siamo, potrebbero addirittura salire tre. Andare su, dai. Esatto. E, Mattia, questo Coriano con qualche sforzo può puntare alla promozione il prossimo anno diretta? Dipende anche da chi scende poi in eccellenza, tutto uno, però... Dipende, sì, da chi scende, poi dipende dalla società, se vuol mantenere questo gruppo, il mister, i giocatori. Ma questo adesso Coriano, vedremo. Questo Coriano con... Sì, mazza campionato. Qualche colpo potrebbe candidarsi...
nelle favorite, però perché no? Si sta sempre coi piedi per terra. Quello sempre. Allora, visto che ho nominato l'eccellenza, parliamo velocemente anche di eccellenza. Si è giocata la 28esima giornata, l'Alfonsine continua a vincere. Ormai l'Alfonsine ha vinto il campionato. Esatto, ormai l'Alfonsine anticipo, perché sì, dietro ha 62 punti, la seconda in classifica, il Progresso ne ha 48. 48, quindi c'è già 14 punti di differenza. È difficile recuperare, bisogna che le perda tutte, sì, neanche infatti. Un pareggio, neanche. Appunto. Ma sono Barda Argentana, è finita 4-2, 4 gol ha fatto Caprioni. Caprioni, 4-2, sì. Mi è saltato questo all'occhio. Ieri si è scatenato. C'è la lotta per il secondo posto ormai lì. Sì, 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 ormai in eccellenza ci si gioca il secondo posto. Ieri di nuovo in Cattolica. Lì voleva arrivare Attilio. E lì è stata una sconfitta molto brutta, anche se il Cattolica è ancora a 3 punti da fare il play-out, quindi può ancora dire la sua. Sì. Domenica gioca in casa, deve vincere a tutti i costi. Ha perso 1-0 sì. Contro il Gran Amica e sì, si trova in penultima. Squadra, comunque ci sta la sconfitta, però se si vuole fare il play-out domenica prossima ha uno scontro quasi diretto. Cioè la sconfitta esatto ci sta, però adesso il Cattolica è in una non situazione in cui non deve regalare niente. Esatto, non può assolutamente perdere punti. Ma Crea, ieri ha giocato solo il secondo tempo, ho letto le cronache, il primo tempo non è esistito in campo il Cattolica, il secondo tempo poteva anche pareggiarla, ma se non la butti dentro, non fai gol. Non c'è niente da non fare. Non c'è niente da fare, cioè, il calcio quello è. E Silvia invece il Forlì ha perso. Il Forlì ha perso. Io penso sì. Che è la prima volta che tu vedi quest'anno il Forlì perdere così male. È stata una delle più brutte, sì, ma secondo me ha influito molto il campo. Un campo pesantissimo. Pessimo. E il Forlì si allena in un campo sintetico. E quindi secondo me questa. Poi ha avuto Nocciolini con la febbre tutta la settimana. Diciamo che il centrocampo, Turchetta viene da un infortunio, è dovuto entrare dopo. Quindi un sacco di giovani. Un po' Forlì anche stanco, la Ribelle ha fatto una gran partita davanti a un attacco Graziani Bernacci, che sono da Lega Pro, secondo me, erano molto determinati, volevano vincere. Rimini, Graziani e Bernacci davanti. Visto che non si segna, farebbero molto comodo a Rimini, molto. E quindi... Invece, tornando alla promozione, Attilio, il Gatteo ha perso male ieri. 5 gol sono pesanti. Il Gatteo ultimamente sta prendendo dei colpi. Diegaro Gatteo 5-1. Ha messo in discussione i play-out, perché adesso non ci sono più i 7 punti. Esatto. Sono in zona play-out, quindi deve stare attento. Devi ricominciare a marciare. Poi con la vittoria del Forlì in Popolo, insomma, le cose. La vittoria del Forlì in Popolo, poi fondamentalmente il Fosso Ghiai ha perso. Il Real Miramare ha perso ancora. Il Real Miramare ha perso ancora contro il Torcon, che si mettono male le cose anche per il Miramare. Sentendo ieri la radio, Pogliani ha giocato molto bene il Real Miramare. Ah, ma come il Cattolica, il problema è che se non la butta dentro, ragazzi. Ma la differenza del Cattolica è il Real Miramare agli uomini. Perché sì. Davanti a Lago, che ieri si è fatto male. Lago si è fatto male anche parecchio. Perché il soccorso gli devono fare i raggi alla caviglia. Ma non l'hanno ingessato? Sì. L'hanno ingessato? L'ho visto una foto su Instagram, forse anche tu. Non lo sapeva. Allora prima con Massari ancora non lo sapeva, lo stava chiamando. Non gli ha fatti i raggi, devo andare stamattina a farli. Gli facciamo gli auguri a Ramiro di pronta guarigione, anche se probabilmente. Però ormai è almeno male, ahimè. È messo molto male. Sì, ne avrà. Retrocedono dirette, quindi comincia a avere 6 punti. Tra l'altro, ho saputo che non fanno neanche ricorso per avere 4 punti. Per averli indietro? Ha lasciato perdere. Prende una certa cifra. Ancora il presidente, tra l'altro, non c'è neanche, che è a Rio. È a Rio? Sì. Perfetto. Quindi devono fare il ricorso entro il 30 marzo. Vabbè, ormai. Pagare subito i soldi prima dietro il ricorso. Quindi sì, ormai forse siamo agli sgoccioli. Agli sgoccioli. Sì, sì, per questo ricorso. Adesso al di là anche del Miramare. Perché dando 4 punti potrebbe dire, non dire ancora, perché ieri, perdendo ieri, ha messo un po'. Tra l'altro domenica non giocano neanche Bellaria, perché c'è il Bellaria che gioca in casa, quindi non so se ritornano a San Vito. Trovo un altro campo. È una squadra vagante, non va mai in campo, deve sempre andare in giro. Deve cercare casa tutte le volte. E, Luca, secondo te avete la possibilità di vincere tutte le partite di qui alla fine?
qui. Bella domanda. Speriamo, sì. Non è facile, però noi... Così, a bruciapelo poi. Così. Noi ce la metteremo tutta per provarci. Bisogna che ci riusciate, sì. Perché mi sembra tanto che la Marignanese... Non molla. No, non abbia intenzione di mollare niente. E, Mattia, invece a te volevo chiedere, visto che tu ti sei diviso tra il reparto difensivo e il centrocampo, secondo te chi sono i difensori e centrocampisti migliori di questo campionato? Sei bravo, eh? Vabbè, a parte Enea è qui, sicuramente uno dei pilastri che è di gran lunga il migliore, no? Esatto. Dico bene, no? Beh, c'è. Te li dà dopo lui. C'è Mazzoli della Marignanese, bel difensore, e poi c'è gli altri difensori veri pilastri. Secondo me non ne hai in mente. No, siamo tutti sullo stesso livello. Cioè, mi metto in mezzo anch'io, anche se non mi piace giocare in difesa, ma lo so. Però più o meno siamo, dai, non è che siamo tutti sullo stesso livello, dai. Non ce n'è uno sopra gli altri. Enea, visto che anche tu sei uno che sei posto tra i due reparti, quest'anno, questa sera, Enea, mi piace fare le domande in ripetizione. Ci vuole. Anche tu tanto ti sei mosso tra i due reparti difensivi e centrocampisti, e la pensi come Mattia? Preferisco giocare dietro. Te invece preferisci giocare dietro? Per poca voglia di correre, più che altro. Ah, ok. Non per altro. Mi piacciono quelli sinceri. Sì, assolutamente. È chiaro che il centrocampo è più stimolante perché entri più nel vivo dell'azione, certo. Però... per i vari acciacchi fisici che ho avuto quest'anno preferisco starmene nel mio angolino dietro, non dar fastidio a nessuno e far andare al centrocampo quelli un pochino più giovani. Secondo te c'è un'eccellenza in questo campionato? E per quanto riguarda il centrocampo e la difesa, hai notato un... una squadra in particolare, un elemento? Un uomo? Io credo che uno dei centrocampisti più forti a categoria sia ben noi che è Serafini. Ok. Senza ombra di dubbio. Te lo chiedo e l'ho chiesto anche a Mattia perché non me ne vogliono tutti i centrocampisti e i difensori della categoria, però mentre ho in mente qualche attaccante che effettivamente magari ha spostato gli equilibri di una squadra, io non so se Attilio e Silvia sono d'accordo con me. Sono d'accordo con Serafini perché per me è uno dei migliori centrocampisti della categoria. Te Silvia cosa ne pensi? E non è solo quest'anno, ha giocato anche l'anno scorso. Sono d'accordo, sì. Su Serafini? Sì. E invece, tornando alla seconda categoria, volevo chiedere al mister. Mister, se vincete il campionato, ha qualche promessa scaramantica particolare del tipo si fanno va feltre, rimini a piedi? No. Ok, va bene. Anch'io ho poca voglia di correre. Non a caso fa il mister. Allora, non si può commentare dopo se i giocatori non corrono, perché no. Che il mister ha poca voglia. No, però usiamo una filosofia che facciamo muovere la palla, quindi cerchiamo di... Si muove lei, è una bella filosofia di gioco, perché cioè, far muovere la palla senza far muovere i giocatori, no, credo beh, sia... No, è chiaro, sto scherzando. Vabbè, ha messo però... la via di no. Anche su Buteo, Simo. Mi sono messo in coda. Sì, certo, scherziamo. No, è perché so che nel mondo calcistico ci sono tutta una serie di cabale. Che... No, ma ci sono, è che non lo dicono molti. Sì, no, so, ma ci sono. Lo so. No, sì. Grazie. Va verso Sant'Agata il mister, vuole complicarsi la vita. Ah, ok, l'ha fatta più complicata ancora, va in su, invece che tornare in su, io gli volevo dare una mano. Ah, ok, capisco. E dalla seconda categoria passiamo alla prima, perché dobbiamo ancora vedere le immagini di Accademia Rimini Calcio Vincenzo Bellavista Bagno di Romagna. L'Accademia ha centrato la seconda vittoria in campionato. È arrivata tardi, però è arrivata. E deve continuare, perché altrimenti i play-out si allontanano. Esatto, però sono punti che per adesso fanno gli morale. Servono come... Fanno morale anche. Mm. Esatto, gli servono come loro. Allora andiamo a vedere il servizio, che è a cura di Ottavio Leoni, della partita disputata tra Accademia Rimini Calcio Vincenzo Bellavista e Bagno di Romagna, finita 2-1. Sul sintetico di Gatteo Mare, scontro salvezza fra Accademia Rimini Calcio Vincenzo Bellavista e Bagno di Romagna, rispettivamente al penultimo e terzultimo posto. Per l'Accademia fondamentali 3 punti per mantenere accesa la corsa ai play-out. Primo quarto d'ora di studio, al 15° la prima azione importante, che vede il Bagno di Romagna reclamare un penalty. Silvani lancia in profondità Antonelli, che viene affrontato da Della Rosa, proteste degli ospiti.
Ancora Bagno di Romagna al 26esimo. Antonelli mette davanti al portiere Guerra che sparacchia alto. Sale la tensione, comincia una fase di gioco spezzettata da innumerevoli falli. Qui al 29esimo Lualdi abbatte il numero 7 Salvi. Crociani batte alto di un soffio. Minuto 36, il gol dell'Accademia. Rosa ruba palla sulla tre quarti, involontario assist di Magrini per Agüero che la tocca di quel poco per anticipare Braccini in uscita. Festa per il numero 9 di casa. Accademia che continua a spingere nei minuti finali del primo tempo, prima del vecchio, poi Agüero, mancano sempre l'appuntamento col gol. Secondo tempo, minuto 15, Chiara Vallotti fa tutto bene, ottimo tocco sotto misura, Accademia 2, Bagno 0. Ancora ospiti imprecisi, mai in partita, il loro primo tiro in porta al 22esimo su punizione, Mosconi fuori. Al 37esimo la palla arriva in qualche modo sui piedi di Antonelli, che impensierisce il portiere neoentrato Tarantini. Minuto 40, Canali la mette bene sui piedi di Silvani, ma la sua ciccata smarca Donnini, che sigla il 2-1. Proteste dei padroni di casa per l'azione avvenuta con il numero 4 a terra. 7 minuti di recupero, tensione alle stelle, ma gli unici che tirano in porta sono i padroni di casa con un bel destro di Ceccarini al 50esimo e dopo il rosso per mister Finotti il triplice fischio manda tutti negli spogliatoi. Mi è sembrato un finale di partita tranquillo. No, tutt'altro direi. Tutt'altro, litigano in campo. Ma io lo dico sempre che mentre giocano il testosterone gli sale, non capiscono più niente. Va bene. È una partita molto importante anche per il Bagno. Sì, è una partita fondamentale. La salvezza, quindi. E poi dopo gli animi si scaldano, esatto. Sì, perché il Bagno di Romagna ha 22 punti, adesso l'Accademia 17, insomma, è lì che col fiato sul collo. E stanno arrivando diversi messaggi, alcuni anche parecchio divertenti. Allora io inizierei. Sì, allora se vuoi andiamo, ci stavo pubblicando l'ultimo di Dino Bichi che mi piace particolarmente perché insomma torna su quello che è accaduto la settimana scorsa, mi ha letto dei suoi messaggi, poi lo leggeremo, però andiamo con ordine perché oggi c'è stata la partita tra giovanili della Fiericcione e del Rimini, i Pulcini. Sì. Michael ha fatto doppietta, ci ha fatto doppietta Michael. Michael! L'ho conosciuto di persona finalmente. No! Sì. Michael 2007? Michael 2007. Doppietta, grande! Contro il Rimini. Grande! Contro il Rimini. Hanno stravinto comunque quelli della FIA, ai noi, siamo tornati a casa così tutte battute. Allora, grande Zavattini, mitico Enea da Michael 2007, quindi saluta i suoi... L'hai avuto anche come allievo? Sì, l'anno scorso ho allenato. È per quello che si è fatto doppietta, eh? Potrei allenarlo meno bene, però. Vorrei fare un saluto ad Attilio, scusarmi per ieri, a volte si sbaglia, ammetto lo sbaglio. Jenny, sei sempre la migliore. Silvia, dopo di lei... Quindi secondo, cioè, dietro a Bronzetti è benissimo. Okay. Vai Filippo. Grazie Filippo. E poi grande Pedini, sei la numero uno, invece scrive Luca. Non so se esatto, per Luca sei invece esatto. Tu la numero uno. Però non ci dice se la Jenny Bronzetti è la numero due. Faccelo sapere Luca. No. Va bene. Attilo, ieri hai avuto da fare, la prossima partita porti con te uno più competente, non so cosa sia successo, ci avete fatto divertire in tribuna, no, poi tra poco c'è... È stato all'inizio l'ammonizione dei fraternali, io ho detto che era fraternali, il mio collega diceva no, è stato ammonito Tordi, dopo è stato espulso fraternali. Quindi era stato ammonito. È stato ammonito fraternali, ma è tutto chiuso lì e basta. Sì, ma difatti dopo, tra l'altro ce n'è un altro, competente lo è, però infatti... una cosa vorrei dire, certe persone dovrebbero farsi i fatti loro e non intromettersi in no, cose non loro, calma, tipo calma, voi. Però no, insomma, calma, sono, calma, sì, calma, ma ci mancherebbe. Poi, mia, non, insomma, a livello anche nazionale, a volte sbaglio l'allenatore dei gol, stiamo parlando di gente di Serie A, pensiamo, sì, insomma, se uno non può esatto. Sbagliare un numero, un giocatore. Allora, poi, ecco questo. Attilio, non ci crediamo nemmeno noi, che fa gol Zavattini. Infatti solo da fermo, così, con tante O. Poi, finalmente vittoria del Sant'Ermete, dopo 4 mesi avanti così, infatti. Andrea di Sant'Ermete. È vero, ieri Sant'Ermete ha vinto. Vittoria in trasferta, su un campo difficile, quindi sono 3 punti importanti per la salvezza. Molto, molto importanti per meglio il Sant'Ermete. Enè, che sarebbe Enea. Ma chi ha fatto la differenza in area domenica? Quando sali tu non segni mai.
Purtroppo, purtroppo devo ammettere che De Luisi ieri si è conquistato il rigore in maniera molto scaltra, diciamo. E... C'era rigore? Sì, c'era? C'era, netto, c'era. Sì, è stato molto bravo. Ma secondo voi chi li manderà questi messaggi? No, mia mamma no. No, ma io non ho mai idea. Morale a favola, dopo che si è conquistato il rigore, ci alternavamo nell'andare a saltare sui calci d'angoli. Io ho detto, Dario, vado io, vai te, vediamo se fai meglio. Quindi, ah, ecco, ecco così. Sfiorata, quindi meglio. Ecco così. De Luigi, ex Rimini. Ex Rimini, sì. Ecco. Ma tra l'altro, se ben ricordo, tu hai avuto anche una bella esperienza in Spagna. Sì. Molto bella. Dopo ce la racconti. Dopo. È lunga. Una cosa molto... No, vabbè. In sintesi. Molto particolare. Adesso mi è venuto in mente così, pensando... Oltretutto carrambata così. Sapevo dell'esperienza in Spagna, perché entrando ho incontrato Francesco Barone, che mi ha detto salutami. No, credo mi avesse fatto ole. No, mi ha detto salutami Enea e fatti raccontare della sua esperienza in Spagna. Ah, vedi? A me invece non l'ho incrociato, però gli facciamo gli auguri, perché gli è stato compleanno Francesco Barone. È vero. Gli facciamo gli auguri. Gli abbiamo fatti io su Facebook e così, ma gli facciamo anche tramite televisione, perché insomma ci piace anche così. Zava, bomber numero uno, in bocca al lupo per questo finale di campionato, un saluto da Igea. Poi Igea è il nome di una ragazza o la specifica di canoniere. Il Gatteo è riuscito a far diventare grande una squadra come le Diegaro. Se non si cambia gioco e mentalità, il Gatteo farà molta fatica a salvarsi. Ieri una brutta sconfitta per il Gatteo, l'abbiamo detto, la settimana prima aveva perso contro il Bachia, in realtà contro il Bachia non demeritando, c'ero anch'io, il Bachia è una squadra sicuramente molto forte. Non è demerito della Jenny, perché dicevano quando c'era la Jenny perdevano, ieri la Jenny non c'era, ne hanno presi 5 addirittura. Hanno voluto strafare ieri, cioè. Anche se io non c'ero. Allora, poi abbiamo uno scoop di mercato, attenzione, perché noi abbiamo messi lì affiancati, però qua c'è uno scoop, perché prossimo anno Zavattini e Costantini all'Atletic Falco, già firmato. Allora potete confermateci pure la firma avvenuta e vi aspettiamo insomma l'anno prossimo all'Atletic, no? Beh, io l'ho visto a Mattia. Perché ho tanti amici che giocano lì, allora... E li raggiungerai l'anno prossimo? Adesso non lo so. Adesso vediamo, non si sa mai, può darsi. Se no te lo lascia a casa. Se mi lascia a Coriano non sono più contenti che mi lasciano a casa, può essere. Non anticipiamo, perché dopo sennò come facciamo a fare calcio d'estate? Cioè dobbiamo dare le bombe di mercato, quindi tenetele per quest'estate, calcio d'estate, poi dopo le annunceremo lì. Giusto. Poi, Attilio Fabri sei il migliore. Manco solo io, cioè hanno Silvio Pedini la migliore, Bronzetti la migliore, Attilio Fabri la migliore, vabbè, grande Mister Righetti, questo riferito a te, vai, babbo, non credo a te però, visto che sei tu qui ospite in studio, vai grande bomber Zavattini, te l'avevo detto di stare tranquillo che gol prima o poi venivano di Nobichi. E questo è di Nobichi. Poi dai. Poi. Se non prima o poi. Se non i tuoi, quelli degli altri compagni, perché state segnando davvero in ogni modo, ma anche i tuoi, insomma, perché state facendo davvero. Vado avanti, ne vuoi qualcun altro? No, facendo dopo. Ma che avevi annunciato? Sì. Ok, allora. Faccio le mie scuse alla Marignanese per i messaggi. La scorsa settimana il mio intento non era quello di offendere nessuno. Scusatemi, comunque sempre forza Fiericcione. Questo è un bel messaggio, perché insomma avevamo detto la settimana scorsa. Giustamente è un bel duello, speriamo duri fino alla fine, speriamo anche che alla fine vengano promosse tutte e due. Sì, decisamente. Così, perché se lo meritano. Decisamente. Luca, che tipo di allenatore è Mister Righetti? Non ovviamente il mister con cui giochi. Sì. Il mister è molto bravo, è preparato, ci tiene tutti sul pezzo, ci fa abbastanza, tra virgolette, si può dire. Si può dire. La Silvia Pedini ti fiaccata e dice di molto peggio. Sì, sì, sì. Nonostante io cerchi di fermarlo ogni tanto, però, a parte gli scherzi, cioè, i risultati si vedono. A come ci alleniamo, la domenica diamo il massimo e non ce n'è per nessuno. Enea, che tipo di mister è Mister Righetti? Pesante. Cioè... Per quello continua a casa dopo. Mi ando d'accordo quando non abitiamo più a Siena. Per fortuna, per la disperazione. No, devo ammettere che è molto esigente con i suoi giocatori. È molto bravo soprattutto con i gruppi giovani, e riesce a tirare fuori il meglio. E la sua forza è quella di trasmettere la propria grinta e di riuscire a far allenare tutti a dei ritmi molto più alti rispetto a quelli che sono mediamente quelli della categoria, quindi si rispecchia, perché la forma fisica della squadra è
mi sembra abbastanza superiore a quella degli altri. Sì, sì. E anche tu, Matti, hai avuto Mr. Righetti? Sì, 3 anni fa a Coriano, è subentrato a metà stagione. Si è visto, sono bastate poche partite per vedere la sua mano. io ho un buon rapporto col mister. Dai, quell'anno sono stato bene con lui e mi ha fatto piacere che dopo in estate mi aveva richiamato, quindi... Sei stato contento. Sono stato contento. E invece mister Achille Fabbri ormai ha impresso la sua impronta alla squadra. Sì. Ormai... Io ho visto il cambiamento netto l'anno scorso quando è entrato lui. Ormai abbiamo un modo di giocare consolidato e dato da lui. Ultimamente però fatichiamo a far gol. Perché, davanti, sì. Nonostante Matteo ne abbia fatti tantissimi, ma creiamo diverse palle gol ma non le sfruttiamo. Non riuscite insomma a finalizzare. Tilio. Però quello che vedo di Achille è che punta sempre sugli stessi uomini. Ha dei giovani, le manda a giocare fuori, devono tipo Quarelli, tipo Croce, che potevano servire al Coriano, questi giocatori qui. Però lui ha il suo gruppo e continua con quelli lì, non fa giocare... C'è anche da dire che non gli sono rimasti tanti giocatori, perché ormai siamo quelli più o meno. Anche ieri doveva giocare... Pezzi, che è un altro ragazzino giovane, è stato male. E quindi purtroppo sta facendo con quello che ha e più di così stiamo andando al massimo. Speriamo che di continuare fino alla fine. Mi ha nominato Acquarelli che mi dicono sta segnando a Misano. A Misano, sì. Esatto. Ha fatto la doppietta. Esatto, mi è arrivata questa voce, mi è arrivata questa voce. Bene, complimenti a Michael. Bene, se vuoi stanno arrivando un po' di messaggi per il mister. Mister Guerra, portaci in Europa. Esordiamo con questo, quindi si parte. Lo va bene in Europa. Top. Mister Guerra, è vero che con lei giocano un paio di centrocampisti di Serie A, da Serie A? Diciamo che sono contento di... praticamente della totalità del gruppo che ho a disposizione, però effettivamente ci sono in alcuni ruoli ci sono dei giocatori che secondo me hanno adesso qualche categoria in più, è difficile dire, però comunque sì, potrebbero ambire a qualcosina di più insomma. E poi c'è mister, vedremo un Nova Feltre protagonista anche in prima categoria come vecchi tempi, grazie Raffaele. Dipende dalla società. No, speriamo, diciamo che sono, allora, detta adesso che ancora, tra virgolette, siamo in seconda e ancora ci sono in palio almeno 15 punti. È un po' prematuro, sì. Stiamo parlando di obiettivi che già preferirei raggiungerne uno almeno quest'anno. Poi dopo per il prossimo anno vediamo. Però sono convinto che il gruppo che ho a disposizione è una buona ossatura, anche perché ha una giovane età e potrebbe essere una buona struttura anche per una categoria superiore. Per una prima categoria, quindi. Poi ritornerebbero tutti i derby della Valconcala, i derby Nova Feltre, Petracuta, Verucchio, che mancano. Sì, speriamo. Speriamo. E parlando di prima categoria, ieri ha vinto la Stella, tra poco vedremo le immagini, ha vinto anche il Gambettola, due grandi... realtà. Il Gambetto l'ha fatto il primo gol da centrocampo, sì, esatto, d'inizio. Esatto, infatti lo volevo dire, esatto. Sì. Che è stato centesimo gol di Angeli da calcio d'inizio del secondo tempo da centrocampo. Guarda, era fuori dai pali, lui è tirato direttamente. Che ci sta anche che sta fuori dai pali, magari. Abbiamo un fischio d'inizio di un tempo. Stava ancora rientrando dagli spogliatori. Il risultato stava 0-0. Io un gol così l'ho visto l'anno scorso, ti ricordi, Bonfantini da Ricchiuti? Un gol da centrocampo. Sì, da centrocampo, sì. Era sua azione, ma è stato uno dei gol più belli, insomma, di Ricchiuti qui a Rimini. È vero. Caspita, insomma, mica poco. Allora, prima non abbiamo chiuso la pratica però Accademia, perché avevamo anche il dopogara. Allora andiamo a sentire Massimo Finotti, l'allenatore dell'Accademia Bella Vista. Abbiamo anche Alessandro Visotti, l'allenatore del Bagno di Romagna, e Davide Ceccarini, l'attaccante dell'Accademia. Tutto il dopogara è a cura di Marco Colonna. A noi è già da diverse settimane che proviamo a giocare con la massima serenità, tanto eravamo ultimi,
I risultati non ci davano tanto ragione, anche se le prestazioni erano buone. Ultimamente stiamo anche raccogliendo, Oggi è una partita molto difficile, loro una, secondo me un'ottima squadra che ha qualità sia tecniche, dinamiche. Infatti abbiamo sofferto, però siamo riusciti a trovare il primo gol, in una disattenzione loro a raddoppiare, e poi ci siamo difesi un po' troppo, sinceramente. Merito anche loro che tenevano il ritmo alto con quest'ampio palloni. E fatto il 2-1 abbiamo avuto paura, però abbiamo sofferto e abbiamo portato a casa la partita. Siamo stati bravi. Abbiamo fatto una partita sicuramente sottotono, gli avversari hanno meritato la vittoria, adesso noi sappiamo che sarà dura lottare fino alla fine, però nel calcio ci sta, abbiamo trovato una squadra motivata e noi ci siamo svegliati tardi, però insomma sono cose che capitano, adesso vedremo di recuperare nelle prossime giornate. È stata una partita sì nervosa, però chiaramente quando ci si gioca una fetta importante per noi del campionato, cioè la salvezza, ci sta anche un po' di nervosismo, fa parte comunque del gioco e l'agonismo del calcio. Chiaro, certe situazioni magari si possono evitare, però noi dobbiamo fare i punti e dobbiamo salvarci, questo è il nostro obiettivo e in qualche modo dobbiamo ottenerlo. No, io ho chiesto all'arbitro che vantaggio aveva il mio giocatore ad avere a poter usufruire di una palla in cui l'attaccante avversario che era in fuorigioco lo pressava e lui mi ha mandato via. Io ho chiesto questo all'arbitro. È stata ed è una stagione abbastanza dura, perciò può capitare anche appunto che si arrivi alla fine un po' scarichi a livello muscolare, ecco, però a livello di grinta, di voglia, di concentrazione ci siamo e non molliamo niente, insomma. Purtroppo quando si gioca con certe squadre un pochino più sanguigne la partita diventa nervosa, dopo l'arbitro è anche da solo, non c'è la terna, fa fatica a vedere tutto e comunque diciamo sì, una partita un po' nervosa. Una partita un po' nervosa, conclude così e mister Finotti. E settimana scorsa abbiamo avuto ospite Brian Protti, Silvia ci aveva detto che nonostante tutto c'era l'entusiasmo per provarci fino alla fine. Bene, siamo contenti che continuino così. Lo stanno dimostrando. Roberto, la pubblicità? Mi ero dimenticata, pubblicità. Eccoci di nuovo insieme. Silvia, mi hanno tacciato di gufare da morire. No, perché? Assolutamente, vero? Assolutamente no. Io non riesco veramente a capire. Comunque, a parte questo, dobbiamo andare a vedere il servizio di Stella Morciano. Ieri la Stella ha vinto di nuovo con una prestazione parecchio convincente, ci dicevi, esatto. Attilio. Però prima volevo fare una domanda a bruciapelo. Non lo so, alla Silvia. Perché guardi, io pensavo sì. A Zavattini. No, te la faccio a te, no. Sì, perché ci avevo pensato di fare la Zavattini, ma non si può. Perché, ma come no? No, o a Costa o Enea, però no, te la faccio a te Silvia. Se tu dovessi dirmi uno dei giocatori più forti di questo campionato, escludendo il centrocampo e la difesa, a me vengono in mente tre nomi, a me. In promozione? Sì. A te? E in qualsiasi reparto? In attacco, proprio in attacco. Quelli che hanno, diciamo, influenzato un pochino di più il campionato. Ti dico i miei? Vai. No, non ti voglio influenzare, però. No. Ok, va bene. A me vengono in mente Vitaioli, Santucci di Carlo. Allora, Santucci è di un'altra categoria. È la testa che fa la differenza, però. Secondo me, infatti, è sulla strada. Non è un complimento. No, nel senso che... Non so, sono rimasto un po' tutti. No. Era partito come un complimento, esatto. Poi... Infatti. Cioè, nel senso che sta maturando, no. In questo senso. Nel senso che bene. Le potenzialità ci sono. Ci vuole la testa. Quest'anno ha trovato una società che, secondo me, l'ha fatto rigare dritto, ma per il suo bene, nel senso che un ragazzo così, con le potenzialità che ha, Se si cresciuto rende... in un grande settore giovanile, tra l'altro. Va bene, no, comunque... Quale? Comunque, Santucci sta bene fisicamente, le potenzialità le ha, se riesce a trovare qualcosa in più, per me sarà devastante.
è un po' troppo fighetta, mi hanno detto che ieri gli hanno dato 90 minuti di botte, gli avranno spostato il ciuffo. Non c'era più neanche il ciuffo, perde anche i capelli, quindi sta invecchiando, però Santucci. Però Santucci per me ti fa delle giocate, può essere devastante. Vabbè. Bussa con l'asso terzo. È bello avere dei compagni come loro, eh? Cioè tutti vorrebbero avere dei compagni come loro. No, io a parte gli scherzi, gli voglio bene e le cose gliele dico nella canna dei denti, quindi come ho sempre fatto. Strano, perché no, di solito se le tiene sempre, sì, non è lo stile Pedini. Ma secondo me, se vuoi bene una persona deve essere così, se vuoi anche comunque spronarla, motivarla, e lui, ripeto, le potenzialità le ha. Secondo me gli è stato fatto un bel discorso chiaro quando è andato alla FIA, perché comunque la FIA è anche una società di tutto rispetto. Ed è giusto che lui comunque faccia quello che stia facendo e secondo me anche di più, ma per se stesso. Vitaioli, quest'anno è il suo anno. Il terzo... Carlo. Io sinceramente non lo conosco bene questo di Carlo, non ho visto, però sì, parlano infatti anche per lui. Altri attaccanti. Dimmi, fa pochi gol quest'anno di Carlo. Sì, segna poco, è vero. Segna poco. Sorrentino mi sarei aspettato io metterei un po' di più. Savioli. Ecco, un altro che mi ha impressionato è Savioli. È vero. Sì. Vabbè, dai, non volevo dirne due di una società, perché... Però Santucci, Righetti, non dimentichiamoci che l'ha avuto nel Rimini e l'ha tirato su Righetti Santucci, quindi andando, volendolo a tutti i costi, l'anno scorso era una società che non diceva niente, Santucci era perso, Righetti la voleva già l'anno scorso, non c'è riuscito, è riuscito a portarlo quest'anno e lo conosce come giocatore, non è che come testa, come tutto, e quindi l'ha inquadrato bene fin dall'inizio. Il potenziale si vedeva già comunque nelle giovani. Sì, insomma, certo. È uno di quei giocatori che salta l'uomo con una facilità incredibile, quindi insomma è chiaro che dopo se la sarebbe portata dietro. Io invece, anche se lì si fa più fatica a fare un nome, perché di solito no, si parla di bomber, però che qualche centrale difensivo della Marignanese lo metterei, perché secondo me insomma stanno facendo un gran campionato. Sì. E devo dire insomma che anche proprio i centrali difensivi stanno facendo un ottimo campionato. Ciacuomo, che è molto bravo, e fa Ciacuomo a centrocampo, ecco. Lira per quanto riguarda la difesa, assolutamente. No, vabbè, io parlo di Carlo perché a me, dall'anno scorso mi è rimasto il pallino. E quando l'ho visto, fatto giocatore. Adesso andiamo a vedere il servizio su Stella Morciano 3-1. Il servizio è a cura di Cristian Chiarabini. Giornata numero 26 del campionato di prima categoria Girone H. Allo Stella Stadium si affrontano i padroni di casa della Stella. Mister Boldrini sceglie Temeroli, Cenci, Marcatilli, Mussoni, Menghini, Nardi, Mularoni, Tordi, Angelini, Vucai, Dente. Risponde Mister Bucci con Ostolani, Tonti, Maso, Stanco, Tenti, Fraternali, Pier Giacomi, Marcelli, Ingrosso, Mussoni, Rotondi. Dirige l'incontro il signor Piracini della sezione di Cesena. Minuto 8, un rimpallo favorisce l'azione della Stella e Vukaj Kaper per Mularoni, vediamo il cross in mezzo, ma esce Ostolani che fa buona presa. Minuto 12, questa volta siamo sull'out di sinistra, sempre Vuca in mezzo a un nugolo di avversari, poi il rimpallo questa volta lo favorisce, ancora lui in mezzo a tre, vediamo, verso il centro, incrocia il tiro e Ostolani devia in angolo. Minuto 13, Angelini dal limite dell'area, prova l'euro gol, c'è quasi riuscito, Ostolani deve togliere la palla dall'incrocio dei pali. Minuto 24, Mularoni che è partito molto forte, l'1-2 sulla fascia, il tiro e viene deviato da Ostolani che è in giornata di grazia. Minuto 29, sempre Mularoni sulla palla, sembra oggi voler vincere da solo la partita, sposta un paio di volte il pallone, poi il tiro di sinistro, viene deviato da Tentile difensore, la palla si infila nel sacco per il vantaggio locale, Stella 1, Morciano 0.
Minuto 35, palla nativa per la Stella, siamo abbastanza distanti, ma è Mussoni che è un gran tiro, serve a prendere la rincorsa e la botta che esce non è di molto a lato. Minuto 41, attacca la profondità Angelini che vede l'inserimento di Dente, la palla sul sinistro, ma il tiro è poco convinto e finisce fuori. Minuto 42, si fa vedere il Morciano, Pier Giacomi viene travolto da Temeroli e il signor Piracini di Cesena non ha dubbi. Calcio di rigore, conseguente ammonizione per il portiere di casa che ha rovinato addosso l'attaccante del Morciano, quindi possibilità di pareggiare per gli uomini di Bucci. Sul dischetto poi decide di andare Rotondi, responsabilità la sua importante, fischia il direttore di gara. Vediamo il tiro, Temeroli tocca la palla ma non riesce a deviarla e gol del pareggio, cambia il risultato. Stella 1, Morciano 1. Minuto 43, Tordi nella zona centrale per Vuca, il tiro di prima intenzione e anche questa volta Ostolani va ad evitare il peggio. Inizia il secondo tempo con gli stessi effettivi, con il risultato ancora sull'1-1. Minuto 53, Vuca da solo si fa neutralizzare da Ostolani, poi arriva Mularoni che scarica tutta la sua rabbia in porta e mette dentro la palla del 2-1, poi Mularoni va a festeggiare con i propri tifosi, vantaggio per gli uomini di Boldrini. Minuto 57, Mularoni in banda a destra, la mette nel mezzo per Angelini che anticipa da grande attaccante il proprio avversario e la mette dentro. Vantaggio ancora più grosso, Stella 3, Morciano 1. Minuto 90, non getta la spugna al Morciano, Mussoni che deve addomesticare la palla, riesce a farlo, poi punto l'avversario, bravo, ma Temeroli fa buona guardia e anche in questo caso non rischia nulla la Stella, sarà l'ultima azione della gara, il risultato è definitivo, Stella batte Morciano 3-1. Attilio, ti sei divertito? Molto. Molto, perché è stata una bella partita, molto corretta il pubblico in tribuna, quindi una bella, un complimento alla Stella che è un bellissimo gruppo. Sì, lo sta dimostrando domenica dopo e domenica. E, Luca, tu l'anno scorso giocavi nella Marignanese a Marignano, e se, che anche l'anno scorso era una grande squadra, insomma una grande, sì, una grande società ovviamente, ma anche un'ottima squadra. Cosa è mancato secondo te per il salto di categoria? L'anno scorso abbiamo sbagliato l'inizio di campionato. L'abbiamo fatto le prime 11 partite, mi sembra, 14 punti. Dopo ci siamo ripresi benissimo, però secondo me ci è mancato quel trend di partite lì che ci ha dato... Che vi ha frenato all'inizio. Sì, ci ha frenato. E prima di passare al prossimo turno con tutti quanti i nostri ospiti, andiamo a vedere lo sport di coppe. Coppe. Coppe e Coppe Sport, premiazioni sportive, incisoria e lavorazioni speciali. Da Coppe trovi timbri, targhe, trofei e medaglie, ma anche abbigliamento sportivo, personalizzabile e accessori. Coppe è a San Marino, in strada Villa di Sopra 9A, a Borgo Maggiore. Telefono 05 49 90 61 22. Sito internet www.coppeshop.com. Continuano ad arrivare messaggi. Eh sì, in continuazione, come tutti i lunedì. Allora, vediamo un po'. Grande capitano, forza Tropical. Poi, Brigo ha fatto gol. Attilio, Nova Feltra, Pietracute, Verucchio, sono in Valmarecchio e non in Valconca. Lapso, sì. Tu top nel calcio, io in geografia e cartografia. Provare per credere. Poi, un grande saluto a Roberto, Jenny e Silvia, da Marco, grande FIA. Grande FIA. Poi, basta VC 15, Paolo Gori. Così, è un po', credo criptato, sia... un messaggio criptato.
Un saluto a Roberto, Geni e Silvia Attilio dalla vetta della classifica, Marignanese realtà da giù il cappello, buona cucina, aria sana, bel calcio, di più non si può, ci scrive Davide e non possiamo che confermare, esatto, anche per la cucina. E non possiamo dargli torto. Anche per la cucina. Io me l'andrei a vedere anche nella Marignanese, prossimamente. Va bene, adesso okay. una delle prossime. Ah, ce n'era una che voleva salutare a proposito di Marignanese, tanti auguri al più forte team manager della promozione, auguri al mitico Romolo Celli della Marignanese. E gli facciamo gli auguri anche noi. E poi leggo anche questo, visto che è arrivato, Bonfantini, te sei troppo il migliore. Troppo grande. Il migliore, ecco, okay, vedi, troppo bene, il migliore, uno perché per uno, è giusto, sei, insomma, che sia arrivato anche per me e non me lo sono scritto da solo. Com'è? Non bello, ma bellissimo. Pensa che bello arrivare all'ultima giornata di campionato fra Fiemme e Marignanese, riempire lo stadio e vincere con un gol di Bomber Zavattini. Bye da Cecca. Okay. Enea, no, però, dai. Oh. Con i Bomber, Savioli, Savattini alla sudamericana, Savattini e Facchini e Santucci, non si può fallire, sempre forza Riccione, forza ragazzi, non mollare mai, Dino Bichi. E poi una parola per il 97 Belloni, che in poche partite ha dimostrato un grande valore con 6 gol. Caspita, complimenti. E poi una domanda per Luca: cosa ne pensi di Bomber Tommaso Raffelli? Giocava con me a Secchiano. È un giocatore grande, nuova Tommy. Davvero? Sì. Ah. Anche Paolo Gori, quello che... Ah, il criptato di prima. Sì. Ok. È il numero, cos'è? Il numero di maglia, 15? No, 15. Lo metti in panchina, mister? Cioè. No, lo prendono un po' in giro per... ha uno stato di forma devastante. Quindi nel senso positivo del sì, sì, ah, ok, positivo. E VC15 penso sia, non so se è un integratore, un ok, perfetto. Io pensavo una roba tipo CR7, io avevo immaginato, visto che no, avevamo, comunque, invece anch'io ho visto stati fisici in promozioni devastanti, ma nell'altro senso, ho visto gente con dietro il trattore che andava, qui invece stiamo parlando di una condizione atletica stupefacente. No, è veramente, sta veramente bene. Ma dall'inizio del campionato, penso anche l'anno scorso, ma... Frutto di una grande preparazione, no? Esatto, tutto no. Merito del mister dello staff, e del suo secondo. E dello staff tecnico. Esatto, del mio secondo. E del suo secondo, che secondo me ci stai osservando in questo momento. Vero. Bene. Ah, ecco, scusami, sì? Perché sono andato un po', ne ho saltati parecchi, perché c'era anche Attilio, la stella ti aspetta, sugli spalli con te si vince sempre, se viene la Geni e la Pedini si fanno sempre tre punticini. Fantastico. C'era questa qua che era molto carina, sì, e poi c'è questo qua, volevo dare un augurio al giovane ragazzo della FIA che si è fatto male nella partita con il Bachia, volevo sapere come stava, scrive Fabio. Chi è? Danilo. No. Io non so se sia è un fantasma. Un po' di tempo fa, sì. C'è, vabbè, ginocchio. Quindi. Auguri. Insomma, però sarà una roba. È stato molto carino, esatto. È stato carino, insomma, chiedere. Molto gentile a chiedere. Sì. Allora, è tempo di passare al prossimo turno. La FIA Riccione dovrà affrontare il Diegaro. All'andata finì 0-0. Sì, purtroppo. Chiedi come mai è finita 0-0? Come mai è finita 0-0, Luca? Chi ha sbagliato il rigore? Facile. Casola? Non credo. Non c'era. Abbiamo avuto è stata molto difficile l'andata, però abbiamo avuto molte occasioni, le abbiamo sfruttate, a parte il rigore parato. Però ho visto che sono rinforzati molto, hanno preso Cortesi, Morigi, e quindi sarà una bella partita. Sì. Mantovani. Sì. E sì, è una squadra, insomma, adesso tostina. Però dobbiamo vincere. Assolutamente. Comunque i rigori si sbagliano anche. Sì. Cioè, chi li tira li sbaglia. Appunto. Non c'è niente da fare anche lì. E invece il coreano dovrà andare a Santa Ermete. Prima Enea ti ha fatto un augurio in pubblicità. No, domenica... Non possiamo sbagliare. No, assolutamente. Se vogliamo rimanere attaccati lì, penso sia l'ultima opportunità, anche perché se il Dovadola dovesse vincere di nuovo, comincia ad andare a 8 punti, sono tanti dopo da recuperare. All'andata avevate vinto? All'andata avevamo vinto 2-1 e la fortuna è che domenica Dovadola e Bachia si affrontano, quindi... Ah, beh... Esatto. Vincere sarebbe importante anche per quello.
Fondamentale, assolutamente fondamentale. Una cosa incredibile che io ho sempre constatato nei calciatori: gli uomini non si ricordano niente, una data, un compleanno, un anniversario, eccetera, ma se gli chiedi il risultato di una partita di 5 anni fa, te lo dicono. Così proprio. Sarà una questione che rimangono meglio a mente. Sì, evidentemente sì. Posso fare, già che ci sono, un saluto. Grande mister Dennis, forza nuova sempre, i tuoi pulcini Leo e Fili 2006. Sì. Ti salutano. Che bello. Invece il Vissanova Feltre andrà a giocare in casa della Polisportiva Aurora. Mi racconti un po', mister, perché io conosco poco il campionato. All'andata è stata una partita forse delle più brutte che abbiamo fatto noi quest'anno in casa, anche perché l'Aurora, anche proprio dal punto di vista fisico, non so se è una partita storta nostra o loro, però comunque sia non abbiamo giocato la migliore delle partite, quindi faccio fatica anche a valutare come potrebbe essere domenica. Sicuramente noto che ci stanno affrontando tutte abbastanza in maniera grintosa, e quindi almeno per il primo tempo. Poi dopo noi fisicamente forse riusciamo a arrivare ai 90 minuti un po' meglio rispetto agli altri, però il primo tempo è sempre una partita dura, e all'andata l'abbiamo presa per il rotto della cuffia. Sì, infatti alla fine l'avete vinta, però. L'abbiamo vinta, di però misura. È stata una delle partite più difficili che... Proprio la squadra non ha giocato, non ha fatto quello che di solito ci è sempre riuscito anche nelle sconfitte, perché anche noi quest'anno, nelle ultime sconfitte che abbiamo subito, abbiamo comunque sempre mantenuto la nostra identità, il nostro modo di giocare, il nostro modo di... Invece in quella partita lì, tra virgolette, non siamo riusciti proprio a mettere in campo niente di quello che... Spero che sia una motivazione per... cercare di far meglio, esatto. E avere una rivincita almeno sul campo. Esatto, su questo. E invece, Enea, a te volevo dire, si parla sempre della grande solidità della Marignanese, no? Si parla come una squadra solidissima, ed è vero, io l'ho vista giocare più volte, più della Fericcione in realtà, la Marignanese, e mi ha sempre molto impressionato per questo. Però poi, due sconfitte in 27 partite sono realmente poche per la Fericcione, che nel girone di andata penso abbia soltanto pareggiato una volta, di ritorno, scusami. Nel girone di ritorno abbiamo fatto un pari, sì. In casa con San Pietro in Vinco. E le avete tutte vinte le altre? Tutte. Perciò voglio dire, quando si parla di solidità. No, solidità, infatti, come dicevo prima, seconda miglior difesa e miglior attacco, cioè. I numeri parlano chiaro, e tanto il cappello a noi come alla Marignanese, che rimane la miglior difesa, quindi certo. C'è poco da aggiungere, secondo me. No, infatti, niente da aggiungere. E invece tu come, forse ancora non eri arrivato, però come l'hai trovata la partita col Diegaro, o come hai visto il Diegaro in generale come squadra? Allora, penso che quei cambiamenti che hanno effettuato nel mercato di riparazione sono una squadra che dalla cintura in su potrebbero ambire tranquillamente a stare tra noi, Marignanese, Bachia, queste squadre qua. E quindi non ci aspettiamo sicuramente di trovare la squadra dell'andata. Abbiamo la fortuna di giocare in casa, che per noi è un fattore molto importante, però c'è da stare attenti, insomma. Eh sì, decisamente, anche perché appunto, come dicevo prima con Luca, non si può più sbagliare un colpo adesso. No, anzi. Perché alla fine. Allora. Il Caro, che ha fatto la terza sconfitta consecutiva in campionato, ha cambiato il mister, è arrivato Zanzani in settimana. Ha perso. Però ha perso anche ieri con il derby col Dovadola. E domenica va a Marignano il Castrocaro. Sì, esatto, domenica va a Marignano. Il Castrocaro penso che sia stata l'unica squadra ad aver battuto il Marignano. E mi ricordo. Sì. E la FIA. Sì. Sì. Tutte e due. E la FIA, esatto. Tutte e due, insomma, andate, un bel merito. Cioè, esatto, il Castrocaro, insomma, è in difficoltà in generale, però poi quando si trova... Il Castrocaro, c'è cioè, comunque una rosa di tutto rispetto, voglio dire. Assolutamente. Quindi sono molto forti. Era partita per vincere il campionato, era la candidata numero uno, Assolutamente. No, infatti. Ah, però... Ricordiamoci di chiedergli Spagna. Un po'... La sua storia. La sua storia in Spagna, proprio in estrema sintesi, perché insomma so che è stata estrema un'esperienza sintesi, molto bella. Estrema sintesi, molte feste, molto divertimento, poco calcio giocato. Bene! Ottimo! L'esperienza in Spagna! Ok! Bene, poi dopo dice sì, questi ragazzi mi fanno un po' arrabbiare adesso. No, allora, in sintesi è stato molto positivo sia per conoscere una cultura, una lingua e un modo di pensare e vivere il calcio in maniera differente. È stato il primo anno in cui ho cominciato ad allenare. Allenavo in 94, l'anno dopo allenato in 95, ho fatto due anni in Serie C là, è stato, ripeto, molto piacevole, soprattutto perché ho vissuto un altro modo di insegnare e apprendere il calcio giocato, che mi torna utile per quanto mi riguarda. Ecco, com'è, se puoi fare un paragone tra il calcio italiano e il calcio spagnolo? Sicuramente le
metodologie di allenamento e di gioco sono totalmente differenti. Qua si bada più a non prendere gol, là si bada a farne uno in più e si punta molto di più sulla fase offensiva, sul possesso palla e sulla capacità tecnica dei giocatori, mentre di qua si lavora più sul blasone, sulla fase difensiva, compattezza dei reparti, insomma, una serie di cose. Ecco. A me piace più la modalità spagnola, come intendere il calcio, quindi mi piace palla a terra, giocare, muoverla. Qua molto spesso vedi squadre che hanno 11 di prima palla, calciare la palla lunga. Beh, con la Fiere le fate tutte e due, perché segnate un sacco e subite poco, quindi insomma riuscite a... metodo italiano e spagnolo insieme alla grande. È quello il metodo vincente, è esattamente quello. Attilio! Io ti ringrazio come grazie sempre. Grazie a voi e alla prossima settimana. Alla prossima settimana, senza rivelare niente, a che punto siamo con i lavori per la settimana prossima per gli ospiti? Uno è già fatto, è un ospite super, viene dalla serie D. Bene, 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 bene. E gli altri stiamo lavorando. E gli altri ci stiamo lavorando, ottimo. La Silvia era particolarmente felice quando ha sentito dell'ospite di serie D, non lo riveliamo, non lo riveliamo, però c'è di mezzo lo zampino della Pedini. Sì. Che quest'anno mi segue la Serie D, con te Silvia ci vediamo tra poco, pochissimo, perché resti con noi. Io ringrazio e auguro buona fortuna per il proseguo del campionato a Luca Zavattini, grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi. Ringrazio moltissimo Capitan Costantini. Grazie. Grazie a te e mi raccomando, duri fino alla fine, mi piace che si profita lì in... nella parte alta. Nella parte alta della classifica. Salutaci Pasolini, che ieri fine partito, visto che ha preso diretta la scala, è andato giù, era arrabbiato. Abbastanza, l'umore dello spogliatoio era abbastanza. Vabbè. Immagino che non fosse dei migliori, e Pasolini insieme a tutti gli altri, però sì, salutami tutto il gruppo e mi raccomando che il treno playoff è ancora lì. E mister, continuate così. Speriamo. Esatto, grazie. In vetta. Grazie. E grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. E non dico niente perché se non mi tacciono di gufate, ma l'aspetto nuovamente se le cose dovessero andare come ci auguriamo che vadano. Volentieri, volentieri. Enea, grazie mille. Grazie mille, devo fare un saluto a salutare i due uomini che fanno veramente la differenza dentro e fuori dal campo nella nostra squadra, che sono Luca Rizzi e Alessandro Pivi. Basta. Perfetto, grazie mille. E li vorremmo in studio, visto che fanno la differenza fuori e dentro dal campo. E c'è Zavattini che fa sì, così mi vento. è già pronto lì, gli stanno già prudendo le dita per i messaggi. E allora invece chiudo questa prima parte, come abbiamo aperto, con un altro messaggio di Michael Pulcino 2007. Volentieri, molto volentieri. Che dice, ciao a tutti, oggi ho conosciuto Roberto Bonfantini, è stato un piacere soprattutto mio. Abbiamo giocato contro il Rimini, chi ha vinto non ha importanza, ma ci siamo molto divertiti, forza Chiariccione. Bravo Michael, questa è la giusta filosofia. Crescessero tutti così, veramente, bravo Marco. Perché dopo si rovinano, dopo vanno in Spagna, fanno queste esperienze. No, ma come ha detto la mia collega Gianni Bronzetti 2-3 giorni fa, il calcio è un gioco e bisogna anche prenderlo come tale. Sì, esatto. Avevo detto, esatto, sempre con grande professionalità, ma divertiamoci e facciamo divertire, certo. Perché alla fine è un gioco. Roberto, io lascio spazio al Rimini che, ahimè, in trasferta continua a fare acqua da tutte le parti e non ce la fa. Sesta sconfitta consecutiva, un solo gol segnato nelle ultime 11 partite. Insomma, è crisi nera in trasferta e adesso ce ne sarà un'altra a Prato, altro scontro diretto, scontro da vincere a tutti i costi, perché altrimenti davvero si rischia di rimanere nella zona play-out e di non risollevarsi più. Ne parleremo anche invece della bella vittoria del Sant'Arcangelo, questo 2-0 sull'Aquila, avversario diretto al quale erano stati restituiti i punti a differenza del Sant'Arcangelo la scorsa settimana, e Sant'Arcangelo l'ha risuperata in classifica. Il Rimini invece è terz'ultimo da solo, sempre in attesa di quel -2 di penalizzazione che lo farà scendere a quota 23, quindi insomma parleremo un po' di questo, parleremo anche delle questioni societarie, perché è stata un'altra settimana, l'ennesima insomma, con incontri, anche uno davanti al sindaco, l'assessore Brasini. Non c'è stato alla fine questo riavvicinamento tra Rimini e Lucap, perché poi alla fine dei fatti insomma le parti sono risultate ancora lontane, quindi vedremo un po' che cosa si sta muovendo anche un po' dietro le quinte per cercare di salvare la nostra gloriosa società biancorossa. Tutto questo e anche tanto altro a tra pochissimo.